occorre avere ben presente che bisogna rifiutare ogni concezione o predicazione di odio e di contrapposizione che colpisce innocenti da tutte le parti. Parole violente, parole di violenza inducono, eccitano verso la violenza e la violenza ne chiama altra in una spirale distruttiva che può travolgere la civiltà e la convivenza nel mondo. Quindi lo sblocca cantieri deve andare nella direzione di far partire lavori che sono già possibili fare e altri che debbono essere messi in campo. Io mi auguro che prevalga il senso di responsabilità. Oggi qui in ballo c'è un interesse generale di questo paese. Recuperare anche le diversità del paese significa partire con gli investimenti. Io mi auguro che dall'incontro di oggi emerga una volontà precisa di ascolto e allo stesso tempo di passare a una fase operativa, perché non è più possibile aspettare. Oltre 600.000 lavoratori del settore dell'edilizia hanno perso il lavoro, tante aziende hanno chiuso. Eppure per noi l'edilizia è uno dei motori fondamentali per la crescita. Basterebbe sbloccare le tante, tante opere pubbliche oggi bloccate, sbloccare i cantieri, far ripartire il lavoro. Bisogna che il governo riapra i cantieri immediatamente, ci sono le risorse, siamo in una situazione dove il Fondo Sociale addirittura di cooperazione sociale è arrivato a essere investito soltanto l'1% delle risorse. I miliardi ci sono, bisogna fare in modo di non ritornare indietro sulla sicurezza del lavoro. Beh, oggi io ringrazio tutti i presidenti di regione, le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti delle imprese per essere venuti qui a Palazzo Chigi a partecipare a questo momento di condivisione del decreto sblocca cantieri. Mercoledì della settimana prossima arriva in Consiglio dei Ministri un decreto legge sblocca cantieri a firma Movimento 5 Stelle, che sblocca centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché sblocca centinaia di cantieri in Italia che sono fermi per la burocrazia, per le troppe norme che ormai non fanno capire neanche come si possa affrontare un problema in questo paese, e permettono anche uno snellimento delle procedure per le imprese che vogliono partecipare ad un appalto pubblico. È una grande occasione per far ripartire cantieri che erano fermi da tanto tempo. Ragazzi, quando? Grandi! Ti vediamo! Dai! Tutte sulle mani per una foto bellissima! È importantissimo partecipare a questo tipo di manifestazioni, anche non solo per una volta, ma teoricamente la questione sarebbe ogni venerdì, la questione sarebbe andare avanti fino a che qualcosa realmente non cambia. Penso sia questa la cosa fondamentale, combattere per cambiare quello che è adesso. Dobbiamo essere tutti uniti, perché dobbiamo risvegliare le coscienze dei politici, perché noi meritiamo di avere un nostro futuro come le generazioni passate lo hanno avuto. E se l'ha fatto, se ce l'ha fatta una ragazza di 14 anni, ce la possiamo fare noi tutti insieme, uniti. E non pensano al nostro pianeta, perché poi alla fine non ne abbiamo un altro.